Ah, il prodotto che abbiamo visto oggi, quindi questo che abbiamo intitolato un insolito placement, un po' a cappello di tutta l'attività sulla trasmissione, appunto, stasera c'è Cattelan con Alessandro Cattelan, nasce dalla volontà, dalla capacità dell'host della trasmissione, del gruppo Rai, di giocare anche dalla loro volontà, quindi di ragionare a un placement che non fosse un placement statico, ma connaturato all'interno proprio del racconto, della grammatica del programma. Per fare questo, chiaramente si è entrati in una fase di proposta all'editore, di un ragionamento con il talent e i suoi manager, e di lì, insomma, l'idea di lasciar spaziare la loro creatività per far sì che si creasse una vera e propria rubrica all'interno della trasmissione. Una rubrica che quindi poi è diventata una rubrica seriale di 5 episodi per ognuno dei clienti che hanno sposato l'iniziativa e quindi si sono visti costruire di puntata in puntata hanno visto costruire il progetto. Chiaramente abbiamo parlato di un progetto basato sì sulla fiducia, ma sicuramente aveva delle basi molto strutturate a livello strategico con il cliente. La parte di fiducia ha ragionato di più sulla creatività e su come l'evoluzione creativa di puntata in puntata, con anche il responso immediato che arrivava dai social da parte del pubblico e del suo gradimento, ha fatto costruire in ogni episodio quel qualcosa in più. Quindi è stato un build-up all'interno del placement e sicuramente con una fase di scrittura che ha visto coinvolti direttamente gli autori di Cattelan, tutta la sua squadra autorale e Cattelan stesso. Quindi il tono di voce era assolutamente quello della trasmissione, lo spirito era quello del conduttore e il branding questo si è innestato in maniera magistrale. Come crescono gli investimenti in branded content, iniziative speciali, fatto 100, se si può avere una percentuale di Rai Pubblicità? Ma in sostanza siamo in continua crescita, questo è l'elemento fondante perché l'expertise aumenta, soprattutto la capacità di dialogare con l'editore va chiaramente migliorando e anche la disponibilità dell'editore a appunto inventare e a giocare con noi o anche a proporre aperture l'editore stesso sul placement e sul branded content. Quindi di anno in anno stiamo crescendo, sono crescite importanti e sono crescite strutturate che vogliamo insomma tenere tali per cui stiamo lavorando per. Una TV che è sempre più contaminata dai creator o semplicemente sono cadute le frontiere? Ma io direi che gli autori e gli host dei programmi sono i primi creator in assoluto, per cui la contaminazione nei linguaggi, ma è una contaminazione che già c'è a livello televisivo. Di fatto io penso che in TV ci sia il distillato della creatività. Sicuramente degli stili più dialoganti, quelli magari possono essere parte della contaminazione.